innanzitutto mi lasci fare i complimenti ai miei concittadini. Devo dire che siamo stati la città che più al mondo ha rispettato queste nuove regole. Lo vediamo dai dati di traffico, il traffico è diminuito in modo impressionante a Roma, lo vediamo dalle tantissime foto di strade e piazze vuote. Fanno sicuramente male, ma fanno capire e ci fanno capire quanto siamo stati bravi a rispettare queste regole. E mi permetto di dire un'altra cosa, è stata proprio questa nostra capacità dei romani, questo grande senso civico che è stato deriso più volte a farci ottenere dei risultati importanti. Possiamo vedere il traguardo davanti a noi, a pochi metri da noi. Non è questo il momento di abbassare la guardia. Dobbiamo stringere i denti, non mollare perché il traguardo è davvero alla portata di mano. Dobbiamo continuare così. Per quanto riguarda i primi 400 milioni per i comuni stanziati dal governo, come avverrà la distribuzione? Mi permetta di dire innanzitutto che già ieri Roma Capitale ha anticipato queste somme, i 15 milioni del governo e i 7 milioni della regione sono già a disposizione dei cittadini. In queste ore abbiamo ricevuto già migliaia di richieste e sto mettendo su velocemente una task force, un gruppo che vada a velocizzare tutte queste pratiche di richieste, di somme e di distribuzione dei buoni pasto. Per la distribuzione utilizzeremo la nostra protezione civile che peraltro aiuterà anche magari tutti quegli anziani che non sanno compilare una mail, non hanno la mail o non sanno compilare una domanda online, per cui anche queste persone saranno aiutate. Tutti potranno avere questi aiuti, questi buoni spesa. Per quanto riguarda invece gli aiuti da parte proprio del comune direttamente per le imprese, nonché anche per la distribuzione di materiali di protezione individuale, quali sono un po' le vostre Allora, aspettative? ricordo innanzitutto che Roma Capitale da subito ha attivato la protezione civile per la distribuzione dei pasti, per la distribuzione dei farmaci, abbiamo attivato un servizio di ascolto e supporto psicologico alle famiglie e tantissime attività sono adesso svolte online, dalla visita dei musei alla cultura per i bambini, a attività sportive che possono essere praticate in casa, diciamo un allenamento domestico e questo lo facciamo per continuare a invogliare le persone a stare in casa. Per quanto riguarda l'aiuto alle imprese, abbiamo immediatamente sospeso il pagamento della tassa di soggiorno. E cosa ancora più importante, abbiamo annullato completamente il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, la COSAP. Questo perché ci siamo resi conto che tra i desideri più grandi dei romani, quando tutto questo sarà finito, è proprio quello di tornare un po' a vivere la strada, le piazze, tornare a vivere la città che adesso vediamo così deserta. E allora sicuramente tutte quelle attività commerciali che si svolgono su strada debbono avere la possibilità di ripartire con una marcia in più, essendo, come dire, un po' più leggere dalle zavorre. Gli togliamo qualche balzello, gli togliamo qualche tassa e consentiamo a queste persone che con fatica riprenderanno di riuscire a mettere insieme, come si dice, il pranzo con la cena e portare a casa lo stipendio. Via via stiamo studiando sempre insieme a tante categorie ulteriori misure che possano favorire la ricrescita. Noi siamo pronti. Cioè, ripeto, il traguardo veramente è a portata di mano. Ciascun romano può fare la differenza, possiamo essere d'esempio per il mondo intero. Dobbiamo continuare a stringere i denti e a non mollare. Non è questo il momento di mollare, ma ce la possiamo fare. L'ultima, per quanto riguarda i senza tetto, quali Sì. sono le iniziative del Comune di Roma? Abbiamo da subito ampliato di oltre 500 posti la ricezione per i senza fissa dimora, quindi hanno dei luoghi dove stare 24 ore su 24 e stiamo continuando a trovare e a reperire ulteriori posti affinché non stiano per strada. Chiaramente anche allora è garantito a tutti un pasto caldo, sono aumentati anche i posti dove fare le docce, quindi c'è attenzione per loro e stiamo continuando ad aumentare i posti ricettivi. Grazie. Grazie mille.